Buongiorno, buongiorno agli amici di Como Caffè. Oggi siamo nella diocesi di Como e c'è un simpaticissimo sacerdote che è in nostra compagnia. Tra l'altro l'abbiamo dovuto fermare, abbiamo dovuto staccare il telefono perché in questi giorni sta impazzendo letteralmente. Don Giovanni Illia, responsabile del servizio dei pellegrinaggi della diocesi di Como. Buongiorno, Buongiorno a buongiorno Don voi, Giovanni. buongiorno. Grazie dei minuti che io direi sono Preziosi, ma preziosi. l'informazione va sostenuta, Bene, anzi. allora, alle nostre spalle c'è la locandina, ovviamente, che avete diffuso in tutte le parrocchie, e questo è, credo, che la cosa che vi sta facendo impazzire, ma positivamente, no? Certo. Il Papa a Monza e poi a San Siro per i cresimandi, ovviamente. La diocesi di Como si sta mobilitando e abbiamo visto in questi pochi minuti persone che, insomma, vengono, chiedono. Chiedono. Cosa diciamo, Giovanni? Ma la prima cosa da fare è dire che bisogna iscriversi presso una parrocchia. Ok, ecco, allora, Questa è la prima cosa da perfetto. fare. Basilare, rivolgersi Quindi al parroco. non possono venire in ufficio Ecco, perché noi non perfetto. possiamo fare niente. Si stanno creando, le parrocchie devono creare dei gruppi di 49 più 1, 49 più il responsabile del gruppo, il capogruppo, che rimane un Questo è in presa referente, diretta, no, lo sì, vogliamo dire perché è presa diretta perché rimane un qui referente. interrattamente, no? È Un pazzesco. referente necessario per il gruppo. Questo è anche per, credo, un controllo stabilito giustamente da chi sta organizzando. Purtroppo in questo momento ci hanno detto che per gli ammalati non è Ecco, più questo è possibile molto fare importante. iscrizioni. Purtroppo per le persone ammalate c'era un numero abbastanza, Sì, diciamo, limitato, già raggiunto. erano previsti 1500 posti, siamo a Per la 3500. diocesi di Como. No, per Ah, per tutta tutto. la Ah, Lombardia. Ora, il problema è evidentemente legato al fatto che anche le autorità non permettono poi di creare un assembramento di persone che davanti a un'urgenza sarebbe problematico affrontare. Ecco, Ecco, quindi questo. questa è una notizia molto importante anche per le persone ammalate. Purtroppo, e credo che molti volevano esserci per vedere il Certo. Papa da vicino. Ecco, un'altra cosa importante, Don Giovanni, è come andare, perché come si va a Monza? Questo ce lo chiedono anche a noi in redazione, molti hanno chiesto, ma come posso andare con la mia macchina? Ecco, è sconsigliato assolutamente andare con un mezzo personale perché Immagino si rischia di essere che fermati a 20 km Ah, di distanza. perbacco, quindi Per cui si esce da Como e se uno va a Monza rischia di essere fermato. già a Seregno è fermo, Ecco, il assolutamente. problema grosso è legato a questo. In questo momento le parrocchie si possono organizzare o con i pullman o con i treni. Ecco. Dopodiché noi possiamo anche dare dei consigli, un aiuto da questo punto di vista, però è bene che le parrocchie si strutturino a loro volta, ecco, Quindi il consiglio è per rivolgersi questo. sicuramente alla parrocchia, se ancora non l'avete fatto, ma credo bisogna affrettarsi perché ormai Sì, noi dovevano chiudere al 20, poi siccome a noi è andato le Mancato. indicazioni l'11 di febbraio, dovevano chiudere al 20, abbiamo protratto fino al 5 marzo. Fino al 5, quindi fino a So domenica, fino a che a domenica. tutt'oggi sono 25.000 iscritti ufficiali, se ne Perbacco. attendono altri 200.000, speriamo non vadano in tilt gli strumenti predisposti per le iscrizioni. Dalla diocesi di Como, Ecco, quanti così detto siamo? senza una Sì. precisione, andiamo dai 2.000 ai 3.000 pellegrini Ah, perbacco, questo presenti, è una bella una cifra presenza. importante. È significativa anche per le parrocchie sia della Valtellina che del Comasco che si sono mosse, Ecco, Valtellina e un'altra cosa, Valchiavenna. Don Giovanni, è molto importante dirla, l'incontro che poi Papa Francesco farà allo stadio di San Siro è solo per i cresimandi, È giusto? E per i stata, padrini, fa ovviamente. parte un po' di un cammino che la diocesi di Milano ha portato avanti, ha strutturato, perché ogni anno i cresimandi incontrano Certo, ah l'arcivescovo. sì, giusto. Questa volta la presenza del Papa è stata Scavalca fatta entrare, ecco, l'arcivescovo. in questa programmazione. In questo momento so che hanno avuto anche loro delle difficoltà, perché prima c'era l'idea di far venire i genitori, i padrini, le madrine, adesso siamo al cresimando con uno Con dei uno due dei genitori. genitori, esatto. Per cui non so come ovvieranno a queste problematiche. Ecco, quello che forse è opportuno ancora ricordare, e il vostro servizio è preziosissimo,
è anche che alla 1:45 chiuderanno tutti gli accessi al parco di Monza. Ah, ecco, questo è molto importante. Quindi bisogna prevedere di andare giù in mattinata, perché i pullman saranno fermati almeno a 4-5 km dal luogo della celebrazione, e quindi ci sarà un'oretta a piedi da fare. Per chi viene da Milano è a Monza, per chi viene da Como è a Lissone, per chi viene dalla Valtellina è a Arcore. Ecco, quindi queste saranno appunto delle cose importanti, che anche dal punto di vista viabilistico, poi per l'ordine pubblico, certo. Quindi bisognerà arrivare con ampio anticipo. Ci sarà un percorso, di qualche chilometro certamente, sì, da fare. E almeno un'oretta a piedi, esatto. Per cui anche per questo motivo scoraggiamo chi è ammalato o anziano a imbattersi in questa avventura che può essere difficoltosa. Perfetto, io direi che possiamo aver detto tutto. Allora ricordiamo, termine ultimo per le iscrizioni domenica. Domenica 5 marzo, quindi manca poco, presso la propria parrocchia o una parrocchia di riferimento. Perfetto, quindi questo è importante. Don Giovanni, intanto grazie. Grazie a voi. Troppo gentile, magari torneremo nei prossimi giorni a trovarlo in questo servizio davvero molto importante. Buongiorno. Grazie e buona giornata. Buongiorno.